Benvenuti a questa nuova edizione del videogiornale del Comune di Senigallia realizzato da Edizioni Libere. La Giunta Comunale è al lavoro per redigere il bilancio di previsione 2012 che approderà in Consiglio Comunale per l'approvazione entro il 31 dicembre. Una manovra che però quest'anno più che mai è compromessa dai pesanti vincoli imposti dal patto di stabilità e dai tagli della finanziaria. Sentiamo il sindaco Maurizio Mangialardi. Qualche settimana fa i sindaci della Regione Marche simbolicamente hanno restituito la fascia, simbolo dell'attività amministrativa ai vari prefetti. Questo avviene a seguito dei provvedimenti che sono stati licenziati dal Parlamento, tutti i provvedimenti della scorsa estate, dove a fronte di una nazione che indubbiamente è in grande crisi, ma il vero sacrificio lo si chiede alle amministrazioni locali, lo si chiede ai comuni, lo si chiede direttamente ai cittadini. Quindi la manovra che guarda a termini come il patto di stabilità, come i tagli, di fatto si concretizza con minori servizi ai cittadini, minori servizi ai studenti, minori servizi alle persone in difficoltà. I comuni non riusciranno a gestire questa partita in modo indolore e non conta solo l'appartenenza, perché ormai non sono più nei sindaci di centrodestra o di centrosinistra, ma è un grido che tutti insieme stiamo lanciando perché vengano modificati i provvedimenti, ci si metta nelle condizioni di poter fare investimenti, di poter spendere i soldi a favore dei nostri concittadini e di cercare di affrontare insieme e non senza nessuna imposizione questa manovra che è assolutamente iniqua, è ingiusta e insopportabile. Nonostante le difficoltà economiche, torna immancabile una nuova stagione del Teatro La Fenicia. Dal 4 novembre al 21 aprile 2012, grandi interpreti, compagnie di livello internazionale, teatro di affabulazione, circo contemporaneo, danza, balletto classico, musical, residenze e prime daranno vita ad un ricco programma di appuntamenti. Tra i protagonisti, Alessandro Benvenuti e Rosalinda Celentano, le mitiche gemelle Kepler, Ascanio Celestini e Rocco Papaleo. Due concerti d'eccezione sono quelli di Luca Carboni il 3 dicembre e Pino Daniele il 21 marzo. A Natale poi sarà di scena il balletto classico Il Lago dei Cigni e il musical La Sirenetta. Come ogni anno la proposta teatrale sarà poi integrata da quella concertistica, dando vita alla stagione unica di teatro, musica e danza tra il Teatro La Fenice e la Rotonda Amari. La stagione teatrale della Fenice è proposta dal Comune di Senigallia in collaborazione con AMAS e Inteatro. Informazioni, programmi e biglietti sono disponibili sul sito internet www.fenicesenigallia.it. Anche per il 2012 Senigallia potrà avvalersi di due importanti attività di servizio civile. È stato infatti pubblicato il bando della Regione Marche per partecipare ai due progetti approvati e presentati dal Comune di Senigallia che interesserà 17 volontari. I dettagli nel servizio. Il 21 ottobre scade il termine per la presentazione delle candidature da parte dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni per partecipare ai progetti di servizio civile all'interno del Comune di Senigallia. I progetti sono due, uno riguarda l'attività all'interno della biblioteca comunale, la partecipazione cioè ad attività per la promozione alla lettura attraverso naturalmente i nuovi linguaggi, attraverso la rete, attraverso internet per mettere insieme la promozione alla lettura tradizionale con le nuove forme invece per promuovere la lettura tra i giovani. A questo progetto possono partecipare 4 ragazzi o ragazze. L'altro invece progetto riguarda il settore sociale e riguarda l'attività di assistenza e di supporto e di animazione agli anziani, diciamo, del nostro territorio, un'attività che naturalmente si svolge sotto il coordinamento dell'Ufficio Servizi Sociali. In questo caso il numero è di 4, 2 all'interno del Comune, 2
nella casa protetta per anziani, poi ciascun comune nell'ambito territoriale potrà utilizzare un volontario del servizio civile nazionale. Il numero di ore settimanale è 30 ore, il compenso mensile è intorno a 433 euro e normalmente l'orario è articolato in 6 giorni lavorativi. Noi proponiamo e consideriamo questa esperienza un'esperienza molto bella e importante per i ragazzi. Da molti anni il Comune di Senigallia promuove dei progetti di servizio civile e c'è da dire che molto spesso, direi quasi sempre, i ragazzi che ne sono usciti hanno vissuto un'esperienza non soltanto utile e formativo sotto l'aspetto naturalmente dei futuri sbocchi professionali, ma anche un'esperienza molto bella da un punto di vista umano, di relazioni e anche di acquisizione di competenze per quanto riguarda il funzionamento della macchina comunale. Una volta presentata la domanda, che ripeto scade il 21 ottobre alle 14, questa è la data ultima entro la quale i ragazzi e le ragazze che non hanno 29 anni, quindi compresa tra i 18 e i 28 anni, possono presentare la domanda, e naturalmente poi la selezione avverrà sulla base dei criteri stabiliti dalla legge, cioè da un colloquio, e quindi la selezione avverrà per titoli di esami attraverso i criteri stabiliti dalla legge. Quindi ecco, presentate questa vostra candidatura perché è una bella opportunità. Ed era questa l'ultima notizia, l'appuntamento con il video giornale del Comune di Senigallia e per la prossima edizione.